Eccoci qua. Arrivata una parte molto importante di questa serata, vero Martina? Verissimo. Infatti il maestro Pietro Doro sta portando via Leggio perché c'è una motivazione. Da tradizione ogni anno, quindi è diventata ormai una consuetudine, la banda assegna il premio Santa Cecilia, che appunto è un riconoscimento alla carriera musicale per aver dato lustro alla città di Alghero attraverso la musica e la canzone, la diffusione della lingua. Del foglio, non mi ricordo, e della cultura. Negli anni scorsi sono stati fregiati di tale premio Natale Leone, Giovanni Dore. Grande mancanza. Francesco Chessa, il grande Pino Ferraris e Antonello con le Danchise, che è stato premiato lo scorso anno. Quest'anno è con onore che la banda musicale assegna il premio di Santa Cecilia a uno straordinario musicista e una favolosa cantante, Ciro e Giovanina Fadda, che invitiamo a salire sul palco. Se volete, se no veniamo noi là, non c'è problema. E sono due grandi uniti non solo dall'amore e dal bene, insomma, di tutta una vita, ma anche ovviamente dalle canzoni algheresi, dalla musica. E quindi per noi è un grande piacere averli qua stasera e poter scambiare, insomma, anche due chiacchiere con loro. Poi magari ci faranno anche sentire qualche cosa, perché se lo devono guadagnare questo premio, non è che vengono qui. È giusto, Giovannina, è giusto Ciro. Bisogna far rivedere la scala, Paolo. Complimenti. Io ho avuto già il piacere di conoscerli, insomma. In altre occasioni. Certo, da vario tempo. Ciro Fadda, fin dall'infanzia, inizia a suonare il mandolino grazie agli insegnamenti del proprio padre Giuseppe. Coltiva la passione per la musica dimostrando peculiare inclinazione per il genere melodico. Già da adolescente esegue splendide serenate notturne lungo le vie del centro storico cittadino su richiesta di corteggiatori innamorati. Adesso c'è Facebook, prima si faceva così. Studia nella scuola della banda musicale d'Alerci con il maestro Medica e le sue prime composizioni risalgono agli anni 70. Dal 1972 inizia la pubblicazione della collana Cissus Algheresus, aggiudicandosi il premio dei Jots Floreas dell'Alghero. Componente del centro studi algherese, accompagna l'omonimo coro. Insomma, c'è carriera, c'è curriculum. La favolosa Giovannina Piras è una cantante dalla voce calorosa e coinvolgente, protagonista della canzone algherese, ha partecipato a numerosi festival e collaborato con la banda musicale interpretando i brani più conosciuti delle composizioni algheresi. Io mi ricordo una cosa, Martina, questa me la voglio far dire perché me la ricordo. Mi ricordo che mi dissi, insomma, tempo fa, che la canzone è come un treppiede. Per quale motivo, Ciro? La canzone è un treppiede perché ci deve reggere. Se è quattro, o anche come una sedia a zoppicare. Quali sono queste tre gambe, insomma, che fanno reggere, lo facciamo dire? No. Allora, gliel'hanno detto quando è andato a fare l'esame a Roma, la canzone deve essere la canzone voce, Giovannina, voce, e lei la voce deve essere un treppiede, cioè il testo, la musica e il cantante, i tre piedi della canzone. Loro sono due, ma sono il testo, la musica e la cantante. Consegna il premio il nostro presidente Salvatore Camerada. Eccoci qua.
due parole al presidente. Quindi noi cerchiamo di trovarci tutti gli anni. Noi cerchiamo di trovarci tutti gli anni qui per questa premiazione e per la continuità sia della banda e sia della cultura musicale agherese, sempre con la speranza che tutte quelle persone che possono aiutarci ci diano la disponibilità, perché questo è un periodo che è stato un po' brutto per noi, però con tutta questa disavventura noi siamo lo stesso al nostro dovere. Solo per questo, insomma. Ascoltiamo adesso due brani dei signori Fadda. Che cosa ci fate ascoltare? Sono due valserini piccolini, dei quali uno è talmente antico che lo cantava la bonaria di mio padre e non ricordo il titolo, allora un lì un là. Come vi siete organizzati? Come ci dobbiamo muovere? Abbiamo il piacere di ascoltarlo insieme al figlio Giuseppe Fadda. Allora invitiamo anche Giuseppe a salire sul palco. Eccoci qua. Avete necessità di una sedia, qualche cosa? Ok, le nostre sedie, Martina. Noi dovremmo stare in piedi, ma volentieri sono per ascoltare l'esecuzione del brano. Anzi, dei brani, giusto? Due.